Buon pomeriggio cari video spettatori e bentrovati in questa nuova diretta qui su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando questo video in differita su YouTube e invito loro come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, ragazzi, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni anche con Empire & Puzzle. In più, per quanto riguarda Empire & Puzzle, facciamo addirittura due dirette di approfondimento, una il giovedì dalle 19 alle 21 e un'altra la domenica mattina dalle 11 alle 13. E giusto perché non ci facciamo mancare nulla, ragazzi, abbiamo anche un canale Telegram. Per chi ha Telegram, per chi non ce l'ha, ragazzi, scaricatelo perché è gratuito. Empire & Puzzle, Ita, Enciclopedia secondo Antioch, basta cercarlo. E trovate un canale dove c'è praticamente tutto quello che c'è da sapere su Empire & Puzzle. E anche su quello che facciamo in diretta, ragazzi. Quindi per non perdervi assolutamente nulla, seguiteci anche su Telegram. Come state, ragazzi? Come state? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Partiamo subito dalla premessa che domani purtroppo lavoro e quindi volevo fare una diretta un po' prima, ma mi sa che non è possibile. Vediamo, verso le 15 o 16, probabilmente più 16, partiamo. Facciamo 16-17 Empire & Puzzle, poi facciamo Hogwarts Legacy. Che è meglio. Comunque, ciao Carl, ciao Nano Volante, ciao Tris, ciao Roccius, ciao Don Fabio. Sì, tutto bene, diciamo, tutto bene. Aspettavo che oggi fosse l'ultimo giorno, invece no, anche domani. Però vabbè. E fortuna almeno è mattina, quindi si può ragionare. 858, quindi non ce la facciamo qua. Per un pelo. Qua sempre un giorno, sempre giusti, madonna. Mi sa che lo devo mettere qua, un giorno a 13 ore, no, e domani mi devo mettere a fare un po'... Tanti te inizia lunedì, vero? Mannaggia. No, ho sbagliato. Chiamata giornaliera. Guardiamoci un'altra pubblicità. Sì, lunedì se non erro. Il calendario ce l'avevo salvato qua sopra, giusto? Sì. Sì, lunedì 6. Da lunedì 6 marzo a mercoledì 8 marzo alle 8. Cioè, Atlantide, e ci riformiamo come al solito. Ricompensa ottenuta. Perché non posso cliccare da nessuna parte? Comunque devo aspettare sta barra sotto. Come funziona? Posso saltare? Ah, posso anche saltare sta pubblicità. Fantastico. Si scoprono sempre nuove cose. Allora, oggi, ragazzi, come già sapete, è iniziato la chiamata del patto, che è una chiamata che buttano a caso dentro, ma nella stragrande maggioranza delle volte, vi dico già in anticipo quando potrebbe uscire e cosa mettono in evidenza. Infatti, tutto secondo i piani. Abbiamo i due nuovi eroi inseriti nella famiglia dei cacciatori. Cacciatore della giungla, con precisione, che sono uno e sono due. Tutte scimmie saranno in questa famiglia, tra l'altro, se non mi sbaglio. E poi Adalinda, vecchio tra virgolette eroe della famiglia dei cacciatori, però questo delle pianure. Xandrella e poi Alucard e Vera. Per tutti questi eroi, ragazzi, come al solito vi faccio vedere su Telegram, così facciamo prima. Eccoci qua, questo era il post di stamattina. Se ci cliccate sopra ai 4, a parte i due nuovi, perché i due nuovi vi ricordo che ne parleremo domenica mattina durante la diretta del torneo Ride. Parleremo di Mist Weaver e Bone Crusher, quelli come si chiamano, quei due là nuovi. Poi gli altri, se volete sapere cosa ne penso io di questi altri eroi, basta cliccarci sopra, ragazzi, vi trovate nella sezione dove c'è Adalinda, ci cliccate sopra e vi trovate sul video su YouTube.
da dove inizia proprio, da dove inizio a parlare proprio di quell'eroe, in modo tale da non perdere tempo a guardarvi 1500.000 ore di video. E lo stesso vale per gli altri. Ma brevemente, già sapete come la penso. Dovreste almeno già sapere come la penso. Tanta roba lei. Lui è super mega galattico. Gli altri due, anche se Bera in alcune circostanze è veramente importante, come per esempio pure Xandrella, in alcune circostanze può ritornarvi utile, però sono un po' più tattiche queste due, mentre questi due, Adalinda e Alucard, sono super mega galattiche. Ci doveva essere Iove per la felicità di Daki, cioè Daki, ma Daki hanno deciso di toglierli per mettere Xandrella, che tra l'altro non ha manco tanto senso, perché comunque nella chiamata del patto, no vabbè, in realtà non lo specifica qua, eroi nuovi non li mettono in... lei è abbastanza nuova, molto nuova, eppure ce l'hanno ficcata dentro, vabbè, dettagli. Poi che altro, ragazzi? La guerra dei tre regni è finito. Ora ne parliamo. Io sono molto indeciso se fare o no le chiamate, per il semplice motivo che effettivamente io non so chi scegliere qua in mezzo. Cioè, oddio, non è che non ci siano eroi che mi farebbero comodo. Anche Grazul mi farebbe comodo, Arian mi farebbe comodo, Ascadi mi farebbe comoda. Comodo, no comoda. Freja, volendo, anche mi potrebbe servire. Anche loro due, rapido e molto rapido, mi potrebbero servire nella mia mono. Tolgo le piota nel caso, ma non sono tanto sicuro. Forse toglierei Mistero, ma in realtà Mistero già lo sostituisco con Anna, quindi sono sempre un po' indeciso. Ma cazzo, c'ho 104. Perché anche la chiamata del patto ne è un bel po'. 13 chiamate, c'è una chiamata del patto. E la chiamata stagionale, e questi sono indeciso, sono veramente indeciso se farle o meno le chiamate. Che la chiamata del patto, io i nuovi ancora non l'ho visti, vi dico la verità, però lui, anche lei in realtà, però lui soprattutto sarebbe tanta roba. Vabbè, sono molto indeciso, quindi boh. Volevo chiedervi un consiglio sul mio party, considerato che gioco da 2 settimane. Dici, chiedi. Ora nel frattempo ci alziamo un po' Anna a sto punto. Allora, mettiamoci a fare un po' di questo, così consumiamo un po' di ferro. Vediamo Anna come sta messa. Non c'ho eroi però, giustamente, perché non l'ho presi dai campi. Via. In ordine di potenza. Via. Cioè, manco a 70 arriviamo. Manco a 70 arriviamo. Mamma mia. E ancora non è manco l'ultimo step. Manco l'ultima ascensione. Via, vai. Divertiti. Dove sei? Non possibile, l'ho giù. Ma cavolo sto. Lasciamoci questi altri 40 eroi. Almeno a 70 a sto giro dovremmo arrivarci, che cavolo. Anche ora c'ho tanto cibo, quindi preferirei ascenderla adesso. Cioè, non ci arriviamo. Vediamo se tolgono di una stella. Via. Ascendi. Divertiti. Ok, ce la facciamo a fare un'altra. Sì, ce la facciamo, ora costa pure di meno. Quindi Anna, haha. Ora ti leggo, Don Fabio. Vediamo un po'.
Perfetto. Allora, avrei questo errore. Okamush, poi Azar, Bane, Ishtak, Rina Grigia, Brienne, Zarola, Valen, Nashgar. Chi mettereste nei 5 del party tra questi? Ma tu intendi per fare cosa? Per attaccare? In difesa? In automatico? Non so. In linea di massima tra questi eroi, quelli che io alzerei e utilizzerei sono Brienne, Zarola, volendo Bane e basta. Rockamush lo puoi alzare giusto tanto per. In linea di massima, allora, se tu fai se vuoi giocare di multicolore, o meglio un eroe per colore, a sto punto devi scegliere tra Brienne e Zarola e tra Crinera Grigia e Valen. Utilizzerei Valen, Rockamush sicuramente. Ah, Azar, se c'è il costume è ottimo, penso che non ce l'ha, tu non ce l'abbia il costume. Però comunque l'alzerei Azar più che Nashgar e Rockamush per primo, per il semplice fatto che prima o poi ti uscirà il costume, tanto va tranquillo che ti uscirà comunque, e il costume è tanta roba. Allora, il costume praticamente sono, in alcuni casi hanno aggiunto il costume all'eroe. Accedere uno al volo, anzi ti faccio vedere Azar, se ce l'ho, eccolo qua. Questo è Azar normale, che ce l'hai tu. Hanno aggiunto il costume. Il costume cosa fa? Praticamente cambia l'eroe, perché più che cambiare rapidità di mana, perché rimane sempre uguale il mana, cambiano la classe, cambia la speciale, come per esempio Azar è del tutto diversa, perché senza costume attacca uno solo e gli toglie il 25% di mana. Col costume invece ne attacca 3, facendo meno danno ovviamente, però ne attacca 3 potenzialmente, e gli riduce a tutti e tre il mana, anche se è solo del 15% contro il 25% di quella base. Poi un'altra cosa che cambiano sono le statistiche dell'eroe. Nella stragrande maggioranza dei casi conviene quasi sempre alzare costumi. Si alzano come se fosse un eroe a parte, tutte queste cose qui, che poi magari vedrai al prossimo, prossima camera dei costumi lo vedrai sicuramente. E conviene quasi sempre alzarli, perché comunque danno un bonus costume anche all'eroe base, quindi di conseguenza uno, anche se il costume non lo andrebbe a utilizzare perché magari è meno performante o quel che sia, comunque ti aumenta le statistiche dell'eroe base nel caso in cui fosse più interessante l'eroe base rispetto al costume. Poi tra l'altro ora stanno aggiungendo dentro i doppi costumi, quindi tutto un casino sui costumi. Però cosa succede? Che se tu vuoi utilizzare l'eroe col costume, ecco perché ti dicevo alzalo comunque, perché se tu vuoi utilizzare l'eroe col costume, per alzare l'eroe del costume col costume devi alzare l'eroe base. Cioè, se l'eroe non è la terza ascensione, questo non lo puoi alzare praticamente, non lo puoi alzare al massimo, detta brevemente. Quindi di conseguenza, dato che Azar col costume gira di gira ti uscirà, sicuramente ti uscirà, perché farai comunque le chiamate durante la camera dei costumi, e dato che è un 3 stelle è molto probabile che ti esca, la utilizzeresti col costume, ti avvantaggi già, inizi ad alzarla normale e la utilizzi normale per quel che vale. Alzarti per esempio un Nashgar, che poi anche col costume non andresti comunque ad utilizzare, a sto punto alza di Azar. Mentre invece ti sconsiglio assolutamente di alzarti Rockamush, per il semplice fatto che i 4 stelle nel tuo caso, visto che giochi da poco, ti devastano. Cioè bisogna veramente di tanti eroi e tanto cibo per alzare un eroe. Probabilmente non avrai nemmeno il materiale per alzarlo all'ultima ascensione, e quindi lo terresti tipo a 360, che serve relativamente poco. Diventa poco. Esempio, questo sarebbe 3 ascensione, punto 60, però per i 4 stelle, che sarebbe la penultima
ascensione, perché l'ultima ascensione di solito ti chiede questo materiale qua, questo che non, di solito non hai all'inizio, difficilmente c'hai. Quindi ti consiglio di andare con calma, farti le prime 3 stelle, e tra le 3 stelle quelli che hai detto io alzerei Azar, che non avevo visto prima, Brienne e Zarola, questi alzerei. Bane, se proprio già l'hai quasi alzato, vai, alzalo, perché comunque non è che ci sta un giallo che dice è molto meglio. Ce ne sono pochi di gialli interessanti tra i 3 stelle, normale ovviamente. Perché per esempio uno interessante potrebbe essere Poppy, che è sicuramente migliore di Bane, però non è facile averla, questa nella quarta stagione. Mentre poi abbiamo Melia, che non è un cecchino, attacca tutti però fa poco danno, quindi di conseguenza uno, bisogna anche vedere uno come vuole giocare. Interessante c'è Fatina, che però è uno dell'evento, Reghetre, che è della quinta stagione, che è un curatore, però quindi gira e rigira, gira e rigira. E amen, nano volante. Ma già inizia, mica già inizia il mondiale, sarà le cose prima o no? O già inizia il mondiale? Purtroppo non posso fare diversamente domani. Se vogliamo recuperare. Ma già inizia il mondiale, quindi. Guarda, mica è male l'idea. Non mi posso licenziare però, purtroppo. Perdo tutto quello che ho fatto finora. Quello è il problema. Devo aspettare che finisce l'incarico. Facile. Comunque, linea di massima. Tornando a Don Fabio, io utilizzerei... Brienne ti servirà molto di più per il semplice fatto che all'inizio, soprattutto con i titani, Brienne va sempre portata. Fin quando non becchi un altro super potenziatore, tra virgolette, che 3 stelle ce ne sono un paio ora. Fino a quel punto utilizzerà quasi sempre Brienne. Zarola invece è molto più interessante perché fa molto più male sostanzialmente, quindi una dei due o entrambe vanno alzate. Un'altra sicuramente Azar, che io alzerei e utilizzerei. A questo punto alzerei Bane. Ti manca un blu, e se dovessi scegliere io tra Ghinera, Ghigia e Valen, io ti consiglio di non alzare nessuno dei due onestamente, ma utilizzerei Valen più che Ghinera Grigia. E che colore più ti manca? Ah, di viola non c'è nessuno proprio. E poi tra l'altro ho visto l'altro giorno sul museo di viola 3 stelle, me ne segno un paio, cioè che io non ho più. Ma è difficile. Viola ci stanno, ma non sono nella prima stagione. Quindi è un po' più difficile da avere. Viola della prima stagione potresti utilizzare Baldazar sicuramente. E ho Tyrum. Se becco uno dei due li alzerei, ma se no gli altri aspetterei. La prima stagione sono Prisca, sono Renfeld, sono Oberon e Tyrum. E Baldazar, che già ho detto, non c'è nessuno curatore o quant'altro. Devi ragionare sempre sulla prima stagione. Anzi, nel tuo caso ti do un consiglio: appena hai la possibilità di fare una chiamata, ogni tanto c'è, cioè quasi sempre c'è la chiamata elementale. Appena c'è questa chiamata elementale, conservati, perché è ciclica questa e non è uguale per tutti. A me per esempio sta la verde, a te magari ci può stare la viola. Nel momento in cui c'è la viola e hai 300 gemme, fatti la chiamata qua, che ti dà sicuramente un 3 stelle viola, mal che vada. Più che farla altrove, che sarebbe, in linea di massima sarebbe più conveniente farla altrove, ti dico la verità. Però
Nel tuo caso, visto che hai bisogno di un viola quasi esclusivamente all'inizio, vai sul sicuro. Aspetta la chiamata elementale viola e ti fai la chiamata lì. Ti becchi mal che vada un 3 stelle viola. Mal che vada. Quello che farò, già me sono sopra le 1000, non ne ho spese neanche una. Hai parecchi eroi per non aver speso manco una gemma, eh. Hai parecchi eroi per non aver speso manco una gemma. Eh sì, perché alla fine a te ti serve un viola. Io all'inizio giocherei quasi sempre di multicolore, quindi almeno un eroe per colore li metterei là. Nell'attesa puoi usare i due verdi, perché sono quelli là che comunque vai ad alzare ed utilizzare di più, sostanzialmente. Poi, ripeto, i 4 stelle li lascerei da parte. Però è normale che un 4 stelle a 1 probabilmente è pure più alto di un 3 stelle base. A quel punto puoi utilizzarlo così come sta Roccamusce. Tutti gli oro li ho presi nel ticket della torre. Cos'è il ticket della torre? Il sentiero, intendi? Quello là iniziale? Inciucio di una squadra che contenga eroi di tutti gli elementi. Apri due bauli e missione. Bauli non ce la faccio, mi sa. Vabbè, ci facciamo un po' di raid. Nell'attesa. Facciamoci un raid. Ok, è uscito. Giustamente c'era Mario che mi ha scritto in privato oggi. Mo mi stavo dimenticando. Che giustamente mi ha fatto notare una cosa che è scritta male. La possiamo vedere anche da qua, chiamata del patto. Gli eroi della famiglia dei super elementi. Come sapete, già abbiamo fatto il verde, il blu e il giallo, giusto? Ci manca il rosso, che dovrebbe essere il prossimo, e il viola, giusto? Non ricordo male. Praticamente. Come sta scritto qua, a interpretazione, giustamente nella descrizione, è scritta che può essere fraintendibile, che è strano. Di solito non fanno queste cose. Normalmente è tutto così semplice, lineare, capibile appena si legge. Ciao Beps. Sostanzialmente qua sta scritto: la famiglia dei super elementi rende le squadre monoelemento ancora più potenti. Per ogni alleato che ha lo stesso elemento di quest'eroe, uno scudo con l'elemento di quest'eroe è sostituito da una gemma della potenza. Leggendolo così, sembrerebbe che se sta solo Xandrella o chiunque altro della famiglia super elementi, questa cosa non succeda mai. Perché per ogni alleato. In realtà, questa è più generica. Cioè non si riferisce a questo eroe, ma si riferisce in generale. Perché basta anche essere che ci sia Xandrella e sostanzialmente si formano le gemme della potenza. Cioè sostituisce una tessera verde con le gemme della potenza. Il bello è che per ogni turno che passa si forma una gemma della potenza, fino a un massimo di 5 contemporaneamente. Anche se sta da solo. La differenza qual è? È che se per esempio ci sono due eroi verdi, invece di formarsi una sola gemma, se ne formano due. Ci sono tre per turno e così via. Ma il massimo rimane sempre 5 sul campo di battaglia. È un po' fraintendibile, però alla fine intende ogni alleato, compreso lei. Quindi se c'è lei, comunque si formeranno le gemme della potenza. È scritto ovviamente una merda. Mi ha dato solo Bogart di buono. Bogart, chi cavolo se lo ricorda? Madonna, quanti cavolo di eroi. Chi è Bombo? Ah, questo, quello dell'ultima volta, giustamente. Ma non era male. Non è assolutamente male, visto che i gialli veramente fanno veramente cagare, i 4 stelle gialli. E inoltre lui è un abbattitore di difesa, non è che ce ne siano tantissimi abbattitori di difesa gialli, quindi assolutamente lo alzerei. Poi non so il tuo livello, ma mi sembra che sia abbastanza alto, quindi 4 stelle li alzi tranquillamente. Quindi
Io non so se le farò le chiamate. Mi attira Lucard, però non so se farò le chiamate, perché a me mi blocca questo. Perché secondo me il prossimo mese lo cambiano. Però non so quando del prossimo mese, può essere anche a fine mese o a metà mese, quindi mancherebbe ancora un mese e mezzo. Però se è all'inizio del mese prossimo, magari me la gioco, perché onestamente non è che ci sia quell'eroe che vado a prendere e mi cambia la vita. Però è anche vero che la chiamata stagionale finisce prima di fine mese. E quali vorrei fare sti nove gettoni? Ce l'ho il tempo materiale per fare questo, però se io uso pure questi del patto sono fregato. Non sono sicuro. Ci devo pensare. Va bene, dai, facciamo un po' di ride. Dovevamo fare un ride particolare, non mi ricordo. Nel sentiero c'era un ride da fare particolare, senza i 5 stelle forse. Comunque è morto. Ah, eroi di tutti gli elementi. Due di vita, la pecora salva tutti. Ci buttiamo giù questi. Dovrei farcela, ma lui si è aumentata la difesa però. Ma vediamo un po' se funziona. Dai, magari ce la faccio lo stesso. Da zero. Vediamo. Cazzo. Per un pelo. Ah, è morto. No, John, devo dire questo. 141, dicevo, come cazzo. 141, però lei è quasi carica. Diciamo sta testa nel vuoto. No, cazzo, un po' triste qua sotto. Mi sono fregato da solo. Allora, faccio un tris qua, dovrebbe essere tutti carichi. Sì. Facciamo di nuovo questo. Vediamo se con lei da solo ce la fa. Perfetto. Io ho 94 chiamate. Però ho paura che se aspetto i prossimi eroi mi pento di non aver preso questi da adesso. Non si sa minimamente che possono essere, giusto? No, non si sa assolutamente. Ma perché non si sa nemmeno quando effettivamente uscirà, Cioè... presumo che sia aprile, ma in realtà nessuno lo sa. Non lo sanno manco loro, secondo me. Ti dico. Conoscendoli, ti dico che manco loro lo sanno ancora. Il fatto è che sostanzialmente a me mi disturba che quelli che potrei prendere non è che mi interessino più di tanto. Certo, magari i prossimi fanno ancora più cagare. Però io già questi so che non è che mi sconvolgono. È quello che mi turba. A me in realtà tra Grazul, Skadi, la stessa Ariel mi potrebbero servire comunque. Infatti ci devo ragionare bene. Perché io nella seconda stagione sicuramente non farò più chiamate. Quindi, mentre nella terza potrei. E quindi è un po' così. Quindi devo fare un attacco in multicolore. Dai, facciamo questo in multicolore. Cavolo, 17. Madonna.
Vai Jeff Jones, tutti noi. E nessuno di due ha schivato. Ma vaffanculo, va. Solo quando la becco contro Katrina schiva sempre. Vediamo quante volte si rianima da solo. Fa attenzione, Beps, perché praticamente c'è una cosa, mo la ridico, però l'ho detto un sacco di volte e magari già la conoscete. Se tu ti fai la chiamata da 10 e sei a 94, non vai a 104, ma a 100 si ferma il contatore. Se tu sei a 100 e fai chiamate dopo i 100, non te le considero. Ok, no, lo ripeto per chi non lo sapesse. Quindi non ti conviene a te che sei a 94 fare la chiamata per 10, per intenderci. Arrivi giusto a 100 e ti prendi l'eroe. Dopo, ovviamente, che hai preso l'eroe, si azzera, ti rimangono. Altrimenti non avrebbe senso manco per me aspettare. Mi conveniva fare la chiamata e altro. No, ti rimangono. Quando anche al cambio lista che faranno rimangono, e questa è una cosa sicura che già hanno detto loro, quindi il contatore non si azzera al cambio di lista, rimarrà sempre. Questa è l'unica cosa che hanno confermato. Poi non si sa se effettivamente durerà 6 mesi, cioè non si sa un cavolo sostanzialmente. Ripeto, per me non lo sanno nemmeno loro, cioè non è una questione che non lo sappiamo, che loro hanno in mente qualcosa, no. Cioè, secondo me non lo sanno manco loro che cazzo vogliono fare. Facciamoci altri due ride, dai. Ma c'era qualche pimpi, tu avevi fatto un qualcosa che dovevo fare? Non mi ricordo, era sui ride. Una capocciata, no vabbè, ma ci sta, cioè pure io dico le cose e poi me le dimentico, quindi non è una novità. Cioè io pure sugli eroi ormai non mi ricordo, cioè sono talmente tanti eroi che io non mi ricordo manco che cavolo dico su quell'eroe, quindi ti capisco. Dai, vaffanculo. Tu dici le cose che tu non dici le cose e poi dici di averle idee. Ah, anche può essere, cioè, tranquillamente. Questo può succedere tranquillamente. Convinto di aver detto qualcosa quando in realtà non l'ho detto. Ci sta, Che fin quando erano pochi gli eroi, infatti quelli della prima stagione ancora mi ricordo, ma pure della seconda e della terza vado ancora tranquillo, ma quando si inizia a parlare gli ultimi eroi inseriti che ne so, Festa delle Sfide, già i bardi, già non mi ricordo già più che cavolo fanno, li devo vedere ogni volta, ma boh. Perché tu ti fai le mono scarse nella volante, non è colpa mia. Se tu ti fai le mono scarse che dopo 3 turni hai perso, le mie mono resistono 14-15 turni senza tanti problemi.
Facile. Ah, gli ho buttato giù l'eroe più forte che c'aveva. Cazzo. Fa tutto sto casino, fa. Meno male che non l'ho preso allora. Cioè ogni volta lancia la speciale fa tutto quel casino. No, ma la guerra come funziona? Ho attaccato solo tre volte un paio di giorni. No, sono sei attacchi. Ma la guerra dell'alleanza parli? Allora, devo vincere un raid senza speciali. Allora, la guerra dell'alleanza funziona in questo modo. Cioè, no, ok. Fra 12 minuti inizia il matchmaking. Sostanzialmente si hanno a disposizione 6 bandierine. Eccole qua. Che sarebbero 6 energie della guerra dell'alleanza. Appena inizia la guerra, non fra 12 minuti, perché fra 12 minuti fa il matchmaking e assegna un'alleanza avversaria. Da lì in poi si hanno 24 ore per impostare la difesa. Per impostare la difesa nella guerra dell'alleanza. Quindi segui la tua alleanza, segui quello che ti dicono di come impostare la difesa. Dopo le prime 24 ore inizia la guerra vera e propria, dove devi fare tu gli attacchi. E hai altre 24 ore per fare 6 attacchi. Però come funziona? Appena inizia la guerra dell'alleanza ti dà 3 attacchi. Solo 3. Dopo 12 ore te ne dà altri 3. Tu li puoi fare sia appena te li dà, sia te li accumuli e li fai alla fine. Li puoi accumulare tutte e 6 tranquillamente e puoi fare alla fine tutte e 6 per dire. O quando ti pare, ma sono 6 attacchi. Per fare questi 6 attacchi puoi utilizzare un eroe per un solo attacco, quindi tu hai bisogno potenzialmente di 6 squadre da 5 eroi, 30 eroi per fare tutti e 6 gli attacchi. Se tu non fai gli attacchi fai una cosa negativa per la tua squadra, cioè nel senso che la tua alleanza perde, non guadagna punti, perché ogni attacco che tu vai a fare, anche se butti giù o non butti giù nessuno, comunque fai dei punti. Questo penso che tu l'abbia visto. E quindi non facendo quei 3 attacchi o i 6 attacchi è una cosa negativa per la tua alleanza. Al di là della tua difesa, che regge o non regge, quello poi è un altro discorso. Allora facciamo sto raid per Pimpi. Ma Pimpi c'è? L'ho vista prima, ma è sparita. Coda delle richieste. Vinci senza speciali. Ah, solo 7 giorni fa. Solo 7 giorni fa l'hai chiesto. Non è che chissà quanto tempo l'hai fai chiesto. Bello. Bello. Questo manco con le speciali lo batto. Vediamo, però mi dà
Dato che in Olanda dice sono fortunato, magari tutte viola. Vediamo. Prime tre ci siamo. Wow. Qua facciamo caricare lui. Cavolo, non posso spostare questo di qua. Aia, aia. No, no, per quanto non è morto. E mo? Perché questo con le viole non lo tiro giù. E addirittura già subito è morto quello, dai. Posso fare niente. Troppo forte questo. Troppo forte per giocarci così. Andiamo un po' un altro. Questa già ce la potremmo giocare. Questo è molto rapido. Questi mi fanno un male cane. E vabbè. Andiamo con questo, ma non c'è sfizio con questo. Che dite? Ma non c'è sfizio. Solo per quello non c'è. Vediamo che c'è. Questa invece è complicata. Questa invece è complicata. Lei carica oltre gli HP massimi. Lui manco muore, sicuro. Cioè, non gli ho fatto niente a questo. C'ha 1100 di difesa. Madonna. Troppo alti, 5200, 5300. Senza speciale, è troppo alto. Eh sì. Eh no, anche perché cioè, è arrivato fino a 1100 di difesa e 1800 di salute. Quindi per questo con tre tessere verdi non gli ho fatto nulla. Vabbè, ormai è andato. Madonna. Però abbiamo fatto i coglioni, poteva aprirlo sto baule. Vabbè, dettagli. Dettagli. Allora ragazzi, diciamo di concludere qua, dai. Volevo solo sapere da voi la guerra dei tre regni com'è andata, perché ho messo il post sul canale. Ho messo il post sul canale e comunque ho letto qualcuno che comunque si lamenta del fatto dei premi a caso. Ragazzi, non è proprio così. Non sono a caso i premi che va a dare. Ma a me è andata bene. Perché è andata bene? Perché sono arrivato terzo nella classifica globale, cioè globale tra le due. La vedo ancora da qua. No, non me la fa vedere. No, da qua.
Sono, vabbè, primo nella mia, ma in generale dove la fa vedere? Da nessuna parte. Comunque c'erano due di là che hanno fatto più punti di me, ok? Io ho fatto solo quello che ho fatto in diretta, che ho sbagliato, poi il resto ho fatto 11 attacchi, 11 one shot e uno sbagliato, sostanzialmente. Sono arrivato terzo complessivamente e la mia ha vinto, la mia cosa ha vinto. Mentre invece... No, no, cioè vi devo far vedere per forza da qua. Ok, salviamo. Perché un video purtroppo è un macello. Ok, allarghiamolo un po'. Ma tanto più di questo non va. Vi fa vedere questo? Non me lo fa vedere però questo, la volante. Non mi fa vedere il riepilogo, vero? Mi fa vedere solo l'inizio appena finisce. Se non erro, eh. Ah, ecco. Perché questo è importante per capire come funziona la guerra dei tre regni. Sostanzialmente ci stanno quattro tipologie di premi che abbiamo. La prima, le prime due riguardano la schermaglia, cioè nel senso che se si è vinto la schermaglia, il combattimento, la guerra, va, diciamo così, è il risultato complessivo che avete fatto nella schermaglia. Per esempio qua abbiamo vinto, con la mia squadra abbiamo vinto, e io ho fatto terzo, ripeto, primo nella mia, ma altri due dall'altro lado hanno fatto più punti di me. E quindi terzo complessivo nella schermaglia. E dà due tipologie di premi. Poi c'è l'altra scheda che ci fa vedere il riepilogo di altre cose. O meglio, questa è la guerra, non la guerra, è il risultato dei regni in guerra. Io ero V, terzo, come sempre dall'altro. Io non so come facciano a fare ogni volta a caso e poi V è sempre ultimo, non l'ho mai capito sta fatta. Ma è stranissimo forte, eh. È stranissimo forte sto fatto, perché per regola questi vanno a caso, quindi si dovrebbe un po' ruotare. Invece in realtà finisce sempre con Shu che vince, Wei che fa secondo e terzo V, ma sempre così. Cioè qualche volta, ma una o due volte avrà vinto Wei, ma proprio... Bah. Non so come cazzo facciano. Comunque, poi ci sono gli altri due premi. Uno che riguarda il vostro regno, come è andato, e l'altro che riguarda la classifica complessiva della vostra squadra bellica. Questi due premi, vi dico già subito, non servono a un cazzo, cioè nel senso che non li dovete prendere in considerazione. Perché non servono, cioè voi non potete fare nulla per migliorare questa cosa qui. Perché se il vostro regno ha perso, cioè non è colpa vostra, tra virgolette, non è che dice vabbè miglioro e vincono. No, in realtà no, questo non è vostra competenza sostanzialmente, perché ci sono talmente tante battaglie e roba varia che... Non potete controllarlo, ecco, non è sotto il vostro controllo questa cosa qui. E quindi già i premi che vi dà qui saranno una merda in base al vostro regno. Io che ho fatto ultimo, sostanzialmente mi ha dato questa roba qui, come vedete. Un cazzo di nulla. Poi, quest'altra cosa qui, comunque non è controllabile da voi, perché è il punteggio della vostra squadra. Ma questo punteggio della vostra squadra, se cliccavo qui... Forse era meglio. Comunque, se cliccate lì sopra, vi dice sostanzialmente che cos'è il punteggio squadra. Ed è praticamente un po' come il punteggio alleanza delle vostre alleanze. Cioè, prende in considerazione tutti gli eroi che si hanno a disposizione di tutti i player che partecipano, che fanno parte di quella squadra bellica, e poi fanno una classifica. Ovviamente, questa cosa qui non è controllabile da voi. Perché? Perché il gioco vi assegna ad una squadra bellica conforme ai vostri eroi. Quindi se avete eroi di un certo livello, vi butta dentro una squadra che ha eroi, che ha player con eroi più o meno come i vostri. Quindi c'è poco da fare sul punteggio squadre. E anche in questo caso io sono 931esimo con il mio punteggio squadra, quindi è indipendente da l'attacco che hanno fatto, che non hanno fatto, come è andata la guerra, questo è proprio indipendente da questo.
come vedete, cioè un cazzo di nulla. Un cazzo di nulla. Benvenuto de... non so, manimale? De ma... vabbè, ciao, benvenuto. Benvenuto. Comunque, dicevo, questa cosa qui non è controllabile, dà un cazzo di nulla. Sostanzialmente, non dà nulla. Sapete a chi lo dà tanta roba? A chi ha una caterva di eroi, viene assegnato a chi arriva nei primi in questa classifica. Ma come ci arriva i primi nella prima, in questa classifica? Solo chi ha tanti eroi a disposizione. Quindi se non avete tanti eroi a disposizione, qua farete schifo uguale. Invece se avete tanti eroi dell'asta, che sta la cazzata nella guerra dei tre regni, se avete tanti eroi, vi assegnano in una squadra bellica con un punteggio molto alto. E se siete nei primi 20, nei primi 30, nei primi 40, beccate un bel po' di roba. E parlo di 100-200 monete. Io ne ho beccate 5. E sono nei primi 1000. 5. Questa è la differenza. Questa è l'enorme cazzata che ci sta. L'enorme divario tra chi spende e ha tanti eroi e chi non spende e ha pochi eroi. Però questa cosa qui, ripeto, non è controllabile da voi. Questo non è controllabile. L'unica cosa che è controllabile da voi è la prima parte. O meglio ancora, questa parte qui. Se arrivate nei primi, primo, secondo, terzo, secondo me già oltre il terzo già è una... già si va a scalare. Ragazzi, vi danno 100 monete, 150 monete, e questi sono quelli che prendono i primi. E voi dovete puntare a fare solo questo, o meglio, a fare quanti più punti possibile, fregandovene assolutamente dei vostri compagni di squadra. Per assurdo così. Per assurdo ed ero così. Pimpi, quello varia da 100 a 150 in modo casuale. Quello è casuale, ma vabbè, quello è un altro discorso. Io ho fatto terzo, ho fatto primo nella mia squadra, però ho fatto terzo complessivamente e mi ha dato 100 monete. Ma 100, 150, ok, la differenza ci sta perché una chiamata e mezza. Però voi andate sul sicuro, o meglio prendete almeno una chiamata. Se fate tanti punti, e guardate che i punti li potete fare tranquillamente, perché contro chi giocate è al vostro stesso livello. Sia i vostri alleati, sia i vostri avversari sono al vostro stesso livello. Quindi se giocate, se ve la giocate bene, ci arrivate tranquillamente a fare i primi. Perché molti non fanno attacchi, perché molti aspettano i moribondi. Voi se non lasciate i moribondi state tranquilli. Gli avversari mettono squadre a cazzo di cane in difesa, come voi. Anche gli avversari mettono squadre a cazzo di cane in difesa. Quindi è tutto molto più semplice. Non è come la guerra dell'alleanza che dà veramente fastidio. Che dà veramente fastidio. In questa guerra dei tre regni purtroppo ti costringono ad aspettare che altri cominciano la squadra e tu... vabbè, se giocavi con me non era così. Ho fatto 11 one shot, potevi aspettare anche due... Anche fino alla fine, non cambiava nulla. Il discorso è che... sì, se lasciano i moribondi, ragazzi... vi dovete fiondare subito sopra se non avete squadre all'altezza. Però col bonus guerra, io vi dico un'altra cosa, col bonus che hanno aggiunto, questa cosa qui è tanta roba, può essere sfruttato tante volte, perché magari con gli ultimi attacchi che avete eroi bassi, io sono andato con gli ultimi attacchi con i 4 stelle erano potenti quanto i 5 stelle, infatti ho fatto tutti one shot. Solo il terzo attacco mi pare in totale che non ho azzeccato. Tra l'altro l'ho fatto in diretta quello, i primi tre mi pare che l'ho fatto in diretta, e uno di quelli tre, dei quei tre è andato male, ed erano i primi. Poi da lì in poi, cioè semplicemente erano tutti molto più semplici perché avevi questo potenziamento. Vedevo i 4 stelle che venivano colpiti in pieni da dei 5 stelle emblemati spezzati che non gli faceva niente. Cioè, quindi sfruttando questa cosa qui, si può assolutamente fare ora, anche con gli ultimi attacchi.
tranquillamente. Poi ripeto, le difese di là sono messe di merda, cioè guardate sta difesa, cioè non si può scegliere. Poi d'altro sono tanti avversari, quindi si può scegliere tranquillamente chi ci sta. Io ho fatto one shot con una squadra che aveva il curatore 3 stelle, ma sì, ma tu hai un potenziamento del 60% all'ultimo attacco. Questo, ma vabbè, sarebbe quello dopo. Al 60% di attacco e 60% di difesa, cioè è tanta roba anche per un 3 stelle, per dire. Quanti giorni dura la guerra? Questa guerra qui è diversa, la guerra dei tre regni è diversa dalla guerra dell'alleanza, perché praticamente sono 12 attacchi invece di 6, e invece di durare 24 ore dura 48 ore, poi il resto è uguale. Una volta si possono utilizzare gli eroi, c'è il bonus guerra, però questo è solo questo bonus qua che hanno aggiunto adesso, e non si accordano gli avversari, o come i miei sostanzialmente, i vostri alleati, e se gli avversari non si accordano per fare le difese, quindi sono difese messe a cazzo di cane. 382 attacchi abbiamo lasciato noi, 384 hanno lasciato gli avversari, quindi va un po' così. Ripeto e vi ripeto ancora una volta, ragazzi, i premi non sono casuali, cioè nel senso che sono casuali perché comunque c'è una variante, però se arrivate nei primi le 100 monete le beccate ed è l'unica cosa che conta, perché anche qua vittoria e sconfitta la differenza è minima. Pimpi, tu quando avevi preso che hai perso? Quante monete del regno? Perché a me interessano solo le monete del regno, onestamente. Che non mi ricordo, l'hai postato lo screen però. No, ce n'ho uno qua, c'ho Pier. C'ho Pier qua. Quindi sfruttiamo Pier. Pier, per esempio, qua ha perso. Ha preso una moneta del regno contro le mie due monete del regno. Ok, i bauli sono diversi, quindi c'è un po' di differenza. Però lui ha fatto primo e ha preso 150 monete di qua. Quindi gliene ha sbattuto un cavolo se ha vinto o ha perso qua. Cioè non gliene ha sbattuto nulla. E la differenza con me non c'è, a parte i bauli. Ma questo, ripeto, è anche casuale, anche questo, eh. C'è sempre una percentuale di casualità. Ma mettiamo caso che pure per ogni volta che si vince vi danno questo, ma a voi vi interessa relativamente poco. Ok, su 500k di cibo, per carità, è comunque un qualcosa in più. Però quello che conta secondo me sono le monete del regno. Uno può fare la chiamata e tra una e due cambia un cazzo. Mentre invece lui che ha fatto una buona guerra, è arrivato primo, 150 monete. Ma io prendo in considerazione le monete, ma in realtà ci sono anche altre cose che vi danno, eh. Quindi ragazzi, fregatevene del resto. Queste cose qui sono casuali, ma fino a un certo punto. Il resto purtroppo qua è inutile, sta roba qui è inutile, perché voi non potete gestire, non potete fare nulla, assolutamente. Sono tutte cose in più che uno va a fare, ed è solo per quello vanno fatti gli attacchi, perché ho letto che qualcuno, vabbè, lasciamo gli attacchi, però la prossima volta non attacco. Ma non cambia nulla, cioè a me personalmente non mi cambia nulla anche beccare gente che non attacca, perché tanto questo è questo, a me non me ne frega nulla, perché tanto non posso fare nulla. L'unica cosa che mi interessa a me è questa parte qui, ossia fare tanti attacchi, fare tutti one shot possibilmente e arrivare nei primi. Arrivi nei primi, mi prendo le monete e ciao, tutto di guadagnato, non me ne frega nulla, vi dico già. Poi sono altri discorsi che abbiamo affrontato tutte le volte che c'è stata la guerra dei tre regni. Ragazzi, a me girano i coglioni sostanzialmente, scusate il francesismo ma ci sta, per il semplice fatto che per chi fa parte, no, non è questo, scusatemi, dove cavolo sto, per chi fa parte di una alleanza, o meglio chi ha tanti eroi a disposizione, ha un punteggio squadra molto più alto, ma di base solo perché
c'ha tanti eroi, quindi di conseguenza viene assegnato ad una squadra bellica che ha un punteggio squadra più alto, giustamente, perché ci sta come ragionamento. Visto che ti assegnano ad player che hanno più o meno i tuoi eroi, chi ha tanti eroi viene assegnato con chi ha tanti eroi. E quindi di conseguenza questo punteggio squadra aumenta a dismisura e si arrivano ai primi posti in classifica. Ma solo perché hanno tanti eroi, non perché se lo meritano. Non è perché hanno fatto una grande e buona guerra. È solo perché hanno tanti eroi e quindi arrivano, hanno un grosso punteggio guerra, un grosso punteggio squadra, arrivano primi in classifica e non è che si beccano 10, 15, 25, 30, 35, 40, 50 monete. 50 monete vuol dire che sono 10 volte le mie, che sono 931esimo. No, loro si beccano 200, 300 monete. Solo per quello, è là che mi girano i coglioni. Ma in realtà, ripeto, là non ci si può fare nulla. Chi ha tanti eroi si becca senza fare la guerra, perché può anche non fare gli attacchi, si becca 200, dai 200 alle 300 monete, solo perché ha tanti eroi. Quindi se andiamo a fare un confronto diretto con quella gente lì, sostanzialmente, e player medi, la differenza è abissale. Perché immaginate un player forte, che comunque arriva nei primi tre in classifica, si becca le 100 monete da questo lato, poi si becca le sue 200-300 monete da questo lato qui e si è beccato 3-4 volte le mie monete quando abbiamo fatto la stessa guerra. È quello che rompe le palle. Però se vogliamo intossicarci per ogni cosa, non so quanto sia conveniente. Io, per me, la guerra dei tre regni la vedo come una cosa in più da fare sempre. Cercare di fare tutti gli attacchi, ma li faccio per me, non per la mia squadra, non me ne frega nulla della mia squadra. Qua o vinciamo o perdiamo, non mi cambia nulla. E la vado a fare per fare il punteggio più alto in assoluto. E come diceva De Manimale, o De Manimale a sto punto, non lo so, comunque vabbè. Cioè, se non riuscite ad abbattere una squadra avversaria, aspettate i moribondi. Appena c'è un moribondo, andateci. Fregatevene. Io ho vinto, sono arrivato tipo 50esimo in totale e ho preso solo 60 monete. La differenza è abissale lì. Qua la differenza tra... se riusciamo. Vabbè, prendiamo questo, facciamo prima. Tra i primi in classifica e il nono, il decimo, il quindicesimo è abissale. Ma onestamente ti dico, è più che giusto. Perché se io arrivo primo, arrivo terzo, vuol dire che ho fatto una guerra molto importante rispetto a chi arriva nono e decimo. Poi ci sono tante varianti, che può essere quello si è fottuto tutti i moribondi. Però a questo punto aspettali anche tu i moribondi, attacca anche tu i moribondi. Però io ti dico una cosa, tra moribondi e fare un one shot, la differenza è molta. Poi dipende il moribondo come sta, come vengono lasciati, quello è normale. Però io qua sono d'accordo su questa differenza, perché io se arrivo primo e un altro che arriva nono, vuol dire che io ho fatto una bella guerra rispetto a quello che ha fatto nono. E quindi ci sta a prendere delle monete in più. Anche di questa differenza 150-50. Io quello che non sono d'accordo è, solo perché hai degli eroi molto più, o meglio spendi più di me, quindi hai una caterva di eroi a disposizione, prendi di conseguenza di base due volte le mie monete. Io arrivo ai moribondi con i 3 stelle perché gioco, ma no, ora con questa cosa qui però sfruttala. Perché, ripeto, i 3 stelle con questo potenziamento qui, cioè se la giocano tranquillamente anche con i 5 stelle. Io ma non so come è attaccato. Io ho fatto in questo modo, ho usato i primi attacchi con le mie migliori squadre e poi a scendere, in modo tale che mi trovavo l'ultimo attacco, il mio peggiore attacco, con un potenziamento di attacco e difesa molto più alto. Però io con i primi attacchi riesco a buttare giù tranquillamente squadre che becco, ma presumo che sia lo stesso per tutti, perché giustamente voi affrontate
i vostri pari potenza, praticamente. Quindi, secondo me, la soluzione ideale è quella. E dipende quando ne lasci, Pimpi. Io mo qua non ce l'ho un moribondo, ce l'ho. È normale se tu butti giù uno solo su 11 punti, perché la squadra praticamente ti vale 11 punti, più un bonus di 20 punti per la vittoria. È normale se tu butti uno solo ti dà, che ne so, 3 punti, 4 punti, 5 punti. E il resto comunque rimane lì. Però se ne butti giù 3, 4... Sono già i punti che vai a prendere. Poi è normale, cioè ragazzi, là quasi si punta a fare sempre una shot, perché i punti sono pochi a disposizione rispetto alla guerra. Sono veramente pochi rispetto alla guerra normale. La guerra normale è da 60 punti. È iniziata la guerra qua, ok. La guerra normale, per esempio, io quanti punti sono? Cioè, sono veramente molti più punti. Là sono molti di meno, e quindi è normale che c'è bisogno di fare il one shot per guadagnare quanti più punti possibili. Ma là dovete puntare su quello. Cioè, io più che andare a cercarmi i moribondi o aspettare il moribondo, io andrei a puntare a una squadra che è fatta male, che io posso affrontare magari con i miei eroi. Ragionando anche con i miei 4 stelle e 3 stelle che ho a disposizione. Sì, questo è 31 il massimo, Pimpi, per chiunque. Non è come questo. Ah, ma c'è attacco lampo. Bello. Io mi sa che torno di nuovo a questa squadra. Che l'ultima volta ho fatto schifo, vediamo. Attacco lampo. Avevo messo lui, Alfrighe, Killer. Avevo messo Zilean e Gramps. E ho fatto veramente schifo. La seconda volta. Invece la prima volta, sembra la stessa squadra, 3 abbattimenti, 1 one shot. Però questa l'avevamo vinta. Mentre quella dopo l'abbiamo persa. Perché io con l'attacco lampo, con questa squadra qui, non era male. Perché volevo usare sempre Gramps. Per questo. Però è troppo debole, secondo me, arrivare a un certo punto. Troppo debole. Ma io l'ho emblema tutto in difesa, sì. In realtà mica tanto. Qua sono andato in difesa. Qua difesa, qua salute. Perché non sono andato di difesa qua? Boh. Ah, perché forse la salute era messa male. Infatti 1072 massimo arrivo. Su bonus guarigione ci serve un cavolo. Non so se è il caso di riprovarci con Gramps. Però effettivamente a posto di questo lo potrei anche mettere. Potrei fare Gramps, lui. Perché Waterpipe non so quanto mi convenga. È sì fastidioso, ma con sta guerra molto rapida non so. Non so.
perché l'alternativa è il pollo che fa 280% al bersaglio e concatenato, perché Gufo Guardiano sicuramente no, lo fa poco a niente. Miki non mi conviene metterlo in difesa perché tanto alla fine lo eviti, ne colpisce solo 3 massimo. Verdi, cioè veramente facciamo schifo, eh. Cioè Orgalo, cioè quello più interessante. E me la giocherei di nuovo con Gramps a sto punto. Ma non posso mai togliere un Waterpipe, una Ghillera, una lui o un Alfrica per mettere Franz. Franz, tutto bene. In attacco sì, ok, ma in difesa la vedo dura. Poi abbiamo Babbo Natale, che praticamente non fa danno, anche se l'hanno aumentato, ma fa veramente poco. Ci abbiamo Elena, che col contrattacco ok, ma è leggerina. E ma dove sta? Ah, perché l'ho usato al titano, vero? Elena Azla. Che l'altro è andato con Cillian. Ma poca roba. Sì. La guerra, se tu parli della guerra in allora facciamo così, me la gioco a sto giro così, vediamo un po' come va, dai. Voglio riprovare di nuovo Gramps, giusto per testare effettivamente se è Gramps il problema. Allora dicevo, sì, ti ho risposto dicendo che se stai parlando della guerra dei tre regni, giusto? La guerra dei tre regni funziona esattamente come la guerra normale di alleanza, l'unica differenza è che dura un po' di più, o meglio, si hanno le prime 24 ore per iscriversi, hanno le successive 24 ore per mettere la difesa, poi da quel momento in poi, da quando inizia, dopo le seconde 24 ore, si hanno 48 ore per fare 12 attacchi, e anche in quel caso ogni 12 ore si caricano 3 attacchi e si possono accumulare tutti fino a 12 e poi farli magari alla fine, li puoi fare tutti quanti insieme volendo. Poi funziona esattamente come la guerra normale, con la differenza che c'è un bonus diverso e ogni volta che fai l'attacco ti consumi quell'eroe e poi quell'eroe non lo puoi utilizzare più. Quindi per fare la guerra dei tre regni c'è bisogno di avere 12 squadre. Quanti cavolo di eroi? Solo 60 eroi c'è bisogno. Poi è normale, si può attaccare anche con 4 e 3 eroi, però. Io vi consiglio sempre di farla, ragazzi, sempre di farla, sempre. Partecipate sempre, poi se non riuscite a fare gli attacchi non li fate, tanto alla fine ne perderà, cioè nessuno finisce, cioè praticamente secondo me non c'è nessuna guerriglia che si fanno tutti gli attacchi, cioè 382 e 384, cioè lasciati, quindi... Non intossicatevi su questo, perché ripeto, la differenza tra vittoria e sconfitta è veramente minima. Quello che vi interessa è fare più punti possibili, quindi fate le ste cose, fatele sempre. È per voi, cioè in quel senso, sono premi gratuiti tra virgolette, dovete semplicemente giocare e vi danno dei premi. Poi se vogliamo andare ad analizzare i premi che danno e ci vogliamo intossicare, lo possiamo fare tranquillamente, però secondo me non conviene. Secondo me conviene prendere di quelle che ci danno, va sempre bene. Come il museo, cioè il museo è una cazzata abnorme, potevano farlo mille volte meglio, però cioè, dici ok, sono gemme in più che non avevamo, quindi va bene così, ma in realtà è un'immondizia sta cosa che hanno fatto, cioè che per loro, cioè per loro stessi è una cazzata che loro potevano sfruttare, ho detto ieri, e potevano sfruttare in tanti modi migliori, e invece hanno fatto una cagata abnorme, però vabbè, sono gemme in più, quindi si prendono. E secondo me non c'è nessun evento che non conviene fare. Cioè l'unica cosa che forse non conviene fare è provare a fare... grossi punteggi, per esempio nelle sfide mensili, utilizzando armi,
quando c'è l'utilizzo di tante armi, là forse non conviene utilizzarle, ma a finire l'evento io lo farei, anche per finire l'evento consumare le armi. Poi per me io farei quasi sempre tutto, dove si può ovviamente. Va bene ragazzi, ci siamo prolungati anche più del dovuto. Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta anche per Empire & Puzzle tutti i giorni. In più vi ricordo come sempre che facciamo due dirette di approfondimento, una il giovedì dalle 19 alle 21 e un'altra la domenica mattina dalle 11 alle 13. Vi ricordo domenica, adesso, dopodomani, di non mancare, perché parleremo, oltre del torneo Raid, anche dei due nuovi eroi inseriti nella chiamata del patto. Li analizzeremo come abbiamo fatto ieri con gli altri. Vi ricordo che abbiamo anche un canale Telegram, Empire & Puzzle Ita Enciclopedia Secondo Antioch, dove potete trovare tutto quello che c'è da sapere su Empire & Puzzle, qualunque cosa, e più tutte le cose che facciamo qua in diretta, in modo tale da non perdervi assolutamente nulla.